Botta e risposta al vetriolo tra il sindaco di Corbara, Pietro Pentangelo, e il commissario liquidatore del consorzio di bacino Salerno 1, Fabio Siani. Il primo cittadino non ha gradito il commento reso da Siani all'indomani della sentenza del TAR di Salerno, che, accogliendo il ricorso presentato dall'ente consortile, ha disposto l'annullamento della determina del comune che aveva affidato il servizio di raccolta dei rifiuti differenziati ad una ditta esterna, la Sarim SRL. Questa decisione deve rappresentare un monito per tutte quelle amministrazioni che pensano di abbandonare il consorzio senza rispettare delle regole, aveva tuonato il commissario Siani. Ma Siani si era anche spinto oltre, esprimendo perplessità sulla decisione dei comuni di Corbara, Sant'Egidio e San Marzano di dare vita all'unione dei comuni. Premetto che noi non abbiamo ancora avuto formale notifica delle sentenze del TAR. Stiamo ragionando del relato sulla base di notizie che ci arrivano. Abbiamo chiesto chiarimento anche alla parte che ci ha patrocinato, diciamo, in giudizio. La sentenza del TAR, da notizie in mio possesso, distingue tra la legittimità di un nostro deliberato e quindi la nostra determina conseguente. E l'illegittimità di una successiva. Di fatto il TAR ha revocato la validità della seconda determina con cui noi abbiamo affidato a terzi il servizio di gestione del servizio rifiuti, quella cioè del 31 gennaio del 2013. Noi abbiamo, come dire, abbiamo ottenuto col consorzio un atteggiamento costruttivo e leale in moltissime situazioni. Facendo sponda anche nei momenti di grave situazione del consorzio, convocati più volte dal prefetto come comune virtuoso che ottemperava gli impegni nei confronti del consorzio. Ciò non ci ha impedito mai di evidenziarne le situazioni di gravissimi, disagi potenziali e reali che il consorzio, con la sua gestione, creava alla nostra comunità come ad altre comunità dell'agro nocerino sarnese. Ciò detto, noi riteniamo che il consorzio abbia assunto, specialmente nei confronti della nostra comunità, degli atteggiamenti non giustificabili, nel senso che ha fatto nei nostri confronti, ha voluto trasformarci in puri ribaltatori sulle nostre comunità di costi di gestione che la gestione del consorzio produceva. Noi non accettiamo più questo tipo di logica, siamo pronti a rivalercene nei confronti di qualsiasi organo di giudizio ordinario, perché riteniamo che il consorzio abbia su questo gravi colpe. Il Parlantino, il luogo ideale dove poter gustare tante specialità: pizza, panuozzo, rosticceria, spizzivari e tante altre gustosissime specialità della casa. Pizzeria Il Parlantino, in via della Resistenza 103, Scafati.